certamente l'ipotesi di diciamo, risolvere la mobilità sul territorio della provincia in generale, di questo comprensorio più in particolare, passa attraverso la necessità di spostare un po' di mobilità sul trasporto pubblico, cosa che naturalmente per TPL Linea è interessante a 360 gradi, ma è assolutamente importante per il territorio. E quello che noi abbiamo portato a questo tavolo è appunto questa idea progettuale, quindi la possibilità di attuare, di sostituire alcune delle linee attuali con linee ad impatto zero, che quindi portino un vantaggio dal punto di vista ambientale, ma che siano anche rese più efficaci dal punto di vista trasportistico, perché se l'obiettivo è quello di spostare mobilità dall'auto privata al trasporto pubblico, i modi per riuscire a fare questo sono sostanzialmente guidati, quindi o si abbassano le tariffe, cosa che chiaramente per noi è quasi impossibile, oppure si riducono i tempi di percorrenza. Quindi la progettazione che abbiamo già iniziato e che deve essere portata avanti attraverso questo tavolo, nel quale ho trovato peraltro grande sinergia di intenti, quindi mi sembra che le strategie di tutti gli enti coinvolti siano assolutamente, come dire, complementari e quindi siano finalizzate agli stessi obiettivi. E quindi l'idea è quella di risolvere un po' di criticità della mobilità sul territorio, ridurre i tempi di percorrenza attraverso il trasporto pubblico e quindi incentivarne l'utilizzo da parte dell'utenza. E naturalmente, diciamo, siamo all'inizio di questo percorso, quindi la progettazione è ancora molto preliminare, ci sono ancora moltissimi problemi tecnici da risolvere, però siamo assolutamente fiduciosi di arrivare, diciamo, prima, nei prossimi mesi, con una diciamo, delineando le linee principali del PUMS, e poi a giugno con un bel progetto da presentare al Ministero, che speriamo abbia anche successo, quindi che convinca anche i nostri interlocutori ministeriali.